Aglio orrendo episodio 6. La terrificante storia mai raccontata di Anako-san, il fantasma nella tazza del water. La scuola si ergeva silenziosa e imponente sotto la fioca luce della luna, la sua struttura invecchiata testimoniava gli anni passati. I corridoi un tempo affollati erano ora vuoti, con solo l'eco di risate dimenticate e segreti susurrati che aleggiavano nell'aria fredda. La scuola aveva sviluppato una vita propria, i suoi pavimenti scricchiolanti e le pareti che gemevano parlavano un linguaggio di inquietante solitudine. Situata in una tranquilla cittadina rurale, questa scuola era una reliquia di un'epoca passata, le sue mura sono intrise di storia e, secondo la tradizione locale, infestate da spiriti inquieti. Il più famigerato di questi spiriti era Anako-san, una figura spettrale che aveva catturato l'immaginazione e la paura di generazioni di studenti. In qualità di custode, il signor Takashi stava finendo i suoi ultimi giri a scuola. I corridoi erano bui e silenziosi, in netto contrasto con la vivace attività che avevano visto una volta. Mentre si dirigeva verso l'uscita, si rese conto di aver lasciato le chiavi al terzo piano. Con un sospiro, si voltò e salì le scale. L'aria diventava più fredda a ogni passo, un brivido familiare lo pervadeva. Arrivò al terzo piano e si avviò verso il bagno, teatro di tanti avvenimenti inspiegabili. Quando entrò nel bagno, avvertì una strana compulsione. Senza pensarci, si ritrovò a bussare alla terza porta del box. "Anako-san, Anako-san, Anako-san", gridò, facendo echeggiare la sua voce nella stanza vuota. Il silenzio che seguì fu soffocante. Poi, dalle profondità del box, un debole, inquietante sussurro echeggiò in risposta, mandandogli un brivido lungo la schiena. La porta si aprì lentamente, rivelando il box vuoto, ma mentre sbirciava dentro, una fredda folata di vento investì il bagno, spegnendo la sua lanterna e immergendolo nell'oscurità. Il panico lo attraversò mentre cercava attentoni la torcia, con le mani tremanti. Quando finalmente riuscì ad accenderlo, il raggio di luce rivelò uno spettacolo terrificante. Anako san stava davanti a lui, con gli occhi spalancati e pieni di intenti malevoli. Il suo vestito bianco era macchiato di sangue e polvere. Il suo viso era distorto in un'espressione grottesca di dolore e rabbia. Prima che il signor Takashi potesse reagire, lei si scagliò contro di lui con un grido ultraterreno. La torcia gli cadde di mano, cadendo rumorosamente sul pavimento e proiettando ombre selvagge sulle pareti. Il bagno era pieno dei suoni della sua lotta disperata, ma in pochi istanti il rumore cessò. La torcia tremolò e poi si spense, lasciando ancora una volta il bagno nell'oscurità. La mattina dopo... La scuola era in fermento per la notizia della scomparsa del signor Takashi. Le sue chiavi sono state trovate al terzo piano, ma di lui non c'era traccia da nessuna parte. La leggenda di Anako-san aveva mietuto un'altra vittima, e il ciclo di mistero e paura continuava. Yuki guardò fuori dal finestrino della macchina mentre il paesaggio della sua nuova casa si apriva lentamente davanti a lei. La città rurale sembrava estendersi all'infinito, con le sue strade strette e tortuose. Le rigogliose risaie e le tradizionali case di legno annidate tra le dolci colline. Era in netto contrasto con la vivace città che si era lasciata alle spalle, un luogo pieno di ricordi che stava cercando disperatamente di dimenticare. Sua madre, Aiko, guidava in silenzio. La tensione degli ultimi mesi era evidente nelle rughe intorno agli occhi e nella linea della mascella. La scoperta dell'infedeltà del marito aveva sconvolto le loro vite portandole a un doloroso divorzio e alla decisione di trasferirsi in questa tranquilla cittadina per ricominciare da capo. Il padre di Yuki era stato tutto per lei e il tradimento aveva lasciato una ferita profonda che lei aveva lottato per guarire. L'auto si fermò davanti alla loro nuova casa, una casa modesta con un piccolo giardino. Era vecchio ma ben tenuto, con un senso della storia che sembrava sussurrare di tempi più semplici e felici. Aiko spense il motore e guardò Yuki. Questo è il nostro nuovo inizio, disse piano. Cercando di raccogliere un sorriso speranzoso, Yuki annui, sforzandosi di sorridere in cambio. Sapeva che sua madre stava facendo del suo meglio per tenere tutto insieme, ma era difficile essere ottimisti quando tutto ciò che aveva conosciuto e amato era stato sradicato. Trascorsero i primi giorni nella nuova casa a disfare le valigie e a sistemarsi. Yuki trovò un po' di conforto nella tranquilla bellezza della campagna, nell'aria fresca e nella tranquillità della città. Ma il pensiero di iniziare una nuova scuola la riempiva di ansia. Era sempre stata timida, preferendo la compagnia dei libri e dei propri pensieri al mondo spesso duro e imprevedibile dei suoi coetanei. La mattina del suo primo giorno nella nuova scuola, Yuki indossò la sua nuova uniforme, una semplice gonna blu scuro e una camicetta bianca. Rimase davanti allo specchio, lisciandosi i capelli e cercando di calmare i nervi. Puoi farcela, sussurrò a se stessa. È solo una nuova scuola, solo nuove persone. Aiko l'accompagnò al cancello della scuola, abbracciandola rassicurante prima di mandarla via. «Buona fortuna, Yuki. Te la caverai alla grande», disse, con gli occhi pieni di incoraggiamento. Mentre Yuki attraversava i cancelli della scuola, sentiva gli occhi degli altri studenti puntati su di lei. Sussuri e sguardi curiosi la seguirono mentre si dirigeva verso l'ufficio amministrativo per prendere il suo programma. La segretaria le consegnò una mappa della scuola e un orario insieme ad un sorriso caloroso, anche se un po' commiserato. Benvenuta nella nostra scuola, Yuki. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a chiedere. Percorrendo i corridoi, Yuki si sentiva come se fosse in un labirinto. La scuola era vecchia, con pavimenti di legno scricchiolanti e alte finestre che lasciavano entrare raggi di sole. Finalmente trovò la sua classe e fece un respiro profondo prima di entrare. L'insegnante, la signora Nakamura, la presentò alla classe e le assegnò un posto vicino alla finestra. Per tutto il giorno, Yuki non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione di essere un outsider. Gli altri studenti erano educati ma distanti, e lei colse frammenti di conversazioni che la fecero sentire ancora più isolata. Hai sentito parlare dei suoi genitori? Ho sentito che hanno divorziato. Deve essere così triste. All'ora di pranzo, Yuki trovò un posto tranquillo sotto un albero nel cortile della scuola per mangiare il suo bento guardò i gruppi di amici che ridevano e parlavano, provando una fitta di solitudine. Le mancavano i suoi vecchi amici, la familiarità della sua vecchia vita, ma sapeva che doveva dare una possibilità a questo posto. Con il passare dei giorni, Yuki cominciò ad abituarsi ad una routine. Trovò conforto in biblioteca, trascorrendo i suoi periodi liberi persa nei libri. La bibliotecaria, una donna anziana di nome signora Fujiwara, la apprezzava e spesso le consigliava libri da leggere. Mi ricordi me stessa alla tua età, diceva con un sorriso gentile. Un pomeriggio, mentre Yuki stava curiosando tra gli scaffali, sentì un gruppo di ragazze parlare a bassa voce nelle vicinanze. Hai sentito parlare del bagno al terzo piano? sussurrò uno di loro. Dicono che si è infestato da Anako-san. La curiosità di Yuki fu stuzzicata. Aveva sentito frammenti della storia da quando era arrivata, ma questa era la prima volta che aveva la possibilità di ascoltare attentamente. Le ragazze continuarono. Ignare della presenza di Yuki. Dicono che se bussi tre volte al terzo banco e la chiami per nome, lei apparirà. Sì, e se la vedi, ti succederà qualcosa di brutto, aggiunse un'altra ragazza con un brivido. Yuki non poteva fare a meno di provare un misto di paura e intrigo. Era sempre stata affascinata dalle storie di fantasmi e dalle leggende, anche se la spaventavano. Il pensiero di un bagno infestato nella sua scuola era allo stesso tempo terrificante ed eccitante. Decise di saperne di più, sperando che svelare questo mistero potesse darle qualcosa su cui concentrarsi oltre ai suoi problemi. Dopo la scuola, Yuki visitò la piccola biblioteca della città e cercò qualsiasi informazione su Anako-san. Trovò vecchi ritagli di giornale e libri di storia locale che alludevano alle origini della leggenda. La storia risale a decenni fa, a un'epoca in cui la città era molto più piccola e la scuola era appena stata costruita. Secondo gli articoli. Una giovane ragazza di nome Anako era morta tragicamente nel bagno della scuola durante un raid aereo durante la seconda guerra mondiale. Da allora, si dice che il suo spirito infesti il bagno del terzo piano, apparendo a coloro che osavano evocarla. Mentre leggeva, Yuki sentiva uno strano legame con Anako. Entrambe erano ragazze che avevano sperimentato perdita e dolore, ed entrambe stavano cercando di trovare il proprio posto in un mondo che sembrava essere andato avanti senza di loro. Si chiese se ci fosse altro nella storia qualcosa che non fosse stato ancora scoperto. Determinata a saperne di più, Yuki ha ideato un piano per indagare sul bagno infestato. Decise di iniziare visitandolo dopo la scuola, quando i corridoi erano vuoti e poteva esplorarlo senza attirare troppa attenzione su di sé. Non credeva ai fantasmi, ma non poteva ignorare l'attrazione del mistero che sembrava chiamarla dall'ombra. Quella sera, mentre si dirigeva al terzo piano, la scuola era stranamente silenziosa. Il sole al tramonto proiettava lunghe ombre attraverso le finestre e i pavimenti di legno scricchiolavano sotto i suoi piedi. Quando raggiunse il bagno, si fermò fuori dalla porta, con il cuore che batteva all'impazzata. Facendo un respiro profondo, la aprì ed entrò. Il bagno era debolmente illuminato da un'unica lampada fluorescente tremolante. L'aria era fresca e trasportava un vago odore di muffa. Camminò lentamente verso il terzo box, i suoi passi echeggiarono nello spazio vuoto. Quando raggiunse il banco, Esitò un attimo. Poi bussò tre volte. Anako-san chiamò dolcemente, con la voce che tremava leggermente. Sei qui. Per un momento non ci fu altro che silenzio. Poi sentì un debole sussurro, così debole che quasi pensò di averlo immaginato. Si avvicinò. La curiosità superò la paura. Anako-san chiamò di nuovo. Il sussurro arrivò di nuovo, questa volta un po' più forte. Sembrava la voce di una giovane ragazza, piena di dolore e desiderio. Il cuore di Yuki batteva forte nel suo petto quando si rese conto che quelle storie potevano essere vere. Fece un passo indietro, incerta su cosa fare dopo. All'improvviso, la porta del bagno si chiuse di colpo e la luce tremolò violentemente prima di spegnersi completamente, facendo piombare la stanza nell'oscurità. Il respiro di Yuki si fermò in gola mentre armeggiava con il telefono, cercando di accendere la torcia. Quando finalmente riuscì ad accenderlo, il raggio di luce rivelò uno spettacolo terrificante. Lo specchio sopra i lavandini era imbrattato di rosso, come se qualcuno ci avesse passato sopra le dita insanguinate. L'aria si fece fredda, e Yuki poteva vedere il suo respiro davanti a sé. Sentì un suono raschiante, lento e deliberato, come di chiodi trascinati su una lavagna, proveniente dalla direzione del terzo box. Paralizzata dalla paura, Yuki puntò la torcia verso il box. La porta si aprì leggermente, ma abbastanza da permetterle di vedere il contorno di una piccola impronta di mano fresca e bagnata, all'interno della porta. L'aria era densa di un senso di malevolenza, e Yuki sentì un bisogno travolgente di fuggire, senza pensarci due volte, si voltò e corse, facendo echeggiare i suoi passi nei corridoi vuoti. Non si fermò finché non fu fuori, senza fiato, con il cuore che le batteva forte nel petto. Lanciò un'occhiata alla scuola, alle finestre buie e inquietanti, e capì che qualunque cosa infestasse quel bagno era molto più reale e terrificante di quanto avesse mai immaginato. L'incontro di Yuki con Anako-san l'ha lasciata scossa e piena di domande. Era determinata a scoprire la verità dietro la leggenda, ma sapeva anche che farlo avrebbe richiesto coraggio e risolutezza che non era sicura di possedere. La tranquilla cittadina rurale in cui si era trasferita nascondeva segreti e Yuki si rese conto che ora faceva parte di una storia tutt'altro che finita. Yuki non riusciva a togliersi dalla mente quello strano incontro. L'immagine dell'impronta insanguinata e il suono dei chiodi raschiati tormentavano i suoi pensieri. Aveva bisogno di risposte. Determinata a saperne di più su Anako-san, il giorno seguente tornò nella piccola biblioteca della città. La bibliotecaria, la signora Fujiwara, l'ha accolta con un caloroso sorriso. Tornato così presto, Yuki. Sì, rispose Yuki, esitando leggermente. Voglio sapere di più su Anako-san. Il fantasma nel bagno della scuola. Il sorriso della signora Fujiwara svanì, sostituito da un'espressione seria. Anako-san, di. È una storia vecchia e tragica. Condusse Yuki in un angolo della biblioteca dove erano conservati i documenti storici della città. Qui potresti trovare quello che stai cercando. Yuki passava ore a leggere vecchi giornali, riviste e libri di storia locale. Pezzo dopo pezzo, iniziò a scoprire la storia straziante di Anako-san. L'anno era il 1945 e il mondo era in guerra. La piccola cittadina, come molte altre in Giappone, viveva sotto la costante minaccia dei raid aerei. I bambini andavano a scuola sapendo che avrebbero potuto correre ai rifugi antiaerei da un momento all'altro. Nonostante la paura e l'incertezza, hanno cercato di mantenere una parvenza di normalità. Anako era una ragazza brillante e allegra, amata dai suoi insegnanti e dai suoi compagni di classe. Aveva una particolare passione per il gioco a nascondino: un gioco che le offriva una breve fuga dalla dura realtà del mondo che la circondava. Il giorno in cui è avvenuta la tragedia. Anako era a scuola con i suoi amici e la sua sorella gemella. Suonarono le sirene d'allarme, segnalando un imminente raid aereo. Gli insegnanti hanno ordinato ai bambini di dirigersi verso i rifugi, ma nel caos Anako e alcuni dei suoi amici hanno deciso di fare un ultimo gioco a nascondino per distrarsi dalla paura. Si sparpagliarono, trovando ciascuno un nascondiglio all'interno della scuola. Anako scelse il bagno del terzo piano, nascondendosi nell'ultimo box. Ridacchiò piano tra sé pensando a quanto bene si era nascosta. Ma man mano che i minuti passavano e i suoni del raid aereo diventavano più forti, la sua eccitazione si trasformò in paura. Il terreno tremava per la forza delle bombe e le luci tremolavano, proiettando ombre inquietanti sui muri. Aiko Chan. Aiko Chan, dove sei? gridò Anako, con la voce tremante. Poteva sentire i suoni lontani dei suoi amici che si chiamavano, ma le loro voci erano soffocate dal ruggito assordante delle esplosioni. Si strinse le ginocchia al petto, cercando di restare in silenzio, ma la sua paura era travolgente. I minuti sembravano ore mentre Anako rimaneva nascosta nel box. Chiamò di nuovo sua sorella. La sua voce divenne sempre più disperata. Aiko Chan. Aiutami. Ma non ci fu risposta. La porta del bagno si aprì con un forte cigolio, e il cuore di Anako balzò in gola. Si aspettava di vedere la sorella o un'amica, ma la figura che apparve era avvolta nell'oscurità illuminata solo dagli sporadici lampi di luce provenienti dalle esplosioni all'esterno. In preda al panico, Anako cercò di lasciare il suo nascondiglio, ma un'esplosione improvvisa scosse l'edificio, facendo cadere detriti dal soffitto. Lei urlò quando la porta della stalla venne chiusa a causa delle macerie che cadevano. Intrappolata e sola, Anako gridò aiuto, ma le sue suppliche si persero nel caos. Il raid aereo durò per quella che sembrò un'eternità. Quando finalmente finì, la scuola era in rovina. Le squadre di soccorso hanno cercato tra i detriti, tirando fuori sopravvissuti e corpi. Fu solo giorni dopo che trovarono Anako, il suo piccolo corpo sepolto sotto le macerie del bagno. La città pianse la perdita di così tante vite, ma la morte di Anako divenne la più discussa. Cominciarono a circolare storie sul suo spirito, su come veniva spesso vista nel bagno del terzo piano, in eterna attesa che qualcuno la trovasse e la liberasse dal suo nascondiglio. Nel corso degli anni, la storia si è evoluta e Anako-san è diventata una leggenda. Alcuni dicevano che fosse uno spirito amichevole che aiutava i bambini smariti a ritrovare la strada. Altri sostenevano che fosse un fantasma vendicativo, arrabbiato per essere stato dimenticato e abbandonato. La verità, però, è rimasta sepolta nel passato, conosciuta solo da chi ricordava la vera Anako e il tragico giorno che le tolse la vita. Mentre Yuki leggeva i resoconti di quel fatidico giorno, provava una profonda tristezza per Anako. La paura e l'isolamento che la giovane ragazza deve aver provato nei suoi ultimi istanti risuonavano con i sentimenti di solitudine e abbandono di Yuki. Chiuse il libro e rimase seduta in silenzio, con il peso della storia di Anako sul cuore. L'incontro di Yuki nel bagno ora aveva più senso, ma sollevava anche più domande. Perché lo spirito di Anako era rimasto così a lungo? Cosa stava cercando di comunicare? Yuki sapeva che avrebbe dovuto imparare di più, approfondire la storia della scuola e della città. Forse comprendere il passato di Anako l'avrebbe aiutata a trovare pace sia per Anako che per se stessa. Mentre lasciava la biblioteca, il sole stava tramontando, proiettando lunghe ombre sulla città. Le strade tranquille e i vecchi edifici sembravano contenere migliaia di storie non raccontate, ognuna un pezzo del puzzle che era l'eredità di Anako San. Yuki tornò a casa, con la mente che correva con i pensieri del passato e con ciò che avrebbe potuto scoprire dopo. Il viaggio per scoprire la verità era appena iniziato. I giorni successivi alla scoperta di Yuki in biblioteca furono confusi. Non riusciva a smettere di pensare alla tragica fine di Anako e alla misteriosa presenza che sentiva nel bagno. Sentiva un legame con la ragazza del passato, come se la storia di Anako si fosse intrecciata con la sua. Determinata a scoprire di più, Yuki ha approfondito la leggenda di Anako-san. La leggenda di Anako-san cominciò a prendere forma poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La città era in lutto e gli studenti e gli insegnanti sopravvissuti cercarono di ricostruire le loro vite. Tuttavia, iniziarono a essere segnalati strani eventi nel bagno del terzo piano proprio il luogo in cui Anako aveva incontrato la sua fine prematura. Tutto è iniziato con dei sussuri. Gli studenti hanno affermato di aver sentito la voce di una giovane ragazza che chiedeva aiuto a bassa voce. Aiko-chan, aiutami! supplicava la voce, echeggiando tra le platee vuote. Altri hanno raccontato di sentire un inspiegabile brivido nell'aria o di vedere ombre fugaci con la coda dell'occhio. Uno dei primi avvistamenti documentati è avvenuto da un custode che lavorava nella scuola. Una sera era rimasto fino a tardi a pulire il bagno del terzo piano. Mentre strofinava i pavimenti, sentì dei colpi leggeri provenire dal terzo box. Pensando che fosse uno scherzo, all'inizio lo ignorò. Ma i colpi continuavano, seguiti dal debole suono di una ragazza che piangeva. Quando finalmente aprì la porta della stalla, la trovò vuota, ma il pianto continuava, diventando sempre più forte e disperato. Il custode fuggì e il giorno successivo si dimise dal suo incarico, rifiutandosi di tornare a scuola. Con il passare degli anni, le storie si sono fatte più elaborate. Gli studenti si sfidarono a vicenda a evocare Anako-san, creando un rituale che divenne noto in tutto il Giappone. Le istruzioni erano semplici: vai al bagno del terzo piano. Bussa tre volte alla porta del terzo box e chiama il nome di Anako-san. Se fosse apparsa, si diceva che avrebbe risposto a una domanda, aiutato con un problema o, nelle versioni più oscure del racconto, trascinato l'evocatore nella toilette per unirsi a lei nell'aldilà. Gli insegnanti cercarono di sedare la diffusione della leggenda, liquidandola come mera superstizione. Tuttavia, più lo negavano, più cresceva la curiosità degli studenti. Anako-san divenne un rito di passaggio. Una prova di coraggio per coloro che cercavano un brivido. Circolavano storie di studenti che l'avevano evocata con successo e erano sopravvissuti per raccontare la storia, così come di coloro che presumibilmente erano scomparsi senza lasciare traccia. Un resoconto particolarmente agghiacciante proveniva da una ragazza di nome Yumi, che frequentava la scuola all'inizio degli anni 70. Lei e le sue amiche hanno deciso di convocare Anako-san per sfida. Seguirono le istruzioni, ridacchiando nervosamente mentre bussavano alla porta della stalla e chiamavano il nome di Anako-san. All'inizio non accadde nulla e cominciarono a sentirsi sollevati. Ma mentre si voltavano per andarsene, la porta si aprì cigolando, rivelando la sagoma vaga di una giovane ragazza con una gonna rossa, il viso pallido e gli occhi infossati. Gli amici di Yumi urlarono e corsero, ma Yumi era inchiodata sul posto, incapace di muoversi. La figura si avvicinò e Yumi sentì una mano fredda toccarle il braccio. È svenuta e si è svegliata ore dopo, da sola in bagno, con i suoi amici troppo spaventati per tornare a prenderla. La notizia dell'incontro di Yumi si diffuse rapidamente, consolidando il posto di Anako-san nel folklore locale. Alla fine la scuola chiuse il bagno del terzo piano, ma la leggenda continuò a prosperare, diffondendosi oltre la città fino al resto del Giappone. Anako-san divenne un appuntamento fisso nelle leggende metropolitane giapponesi, con variazioni della storia che apparvero in diverse regioni, ognuna aggiungendo i propri colpi di scena alla storia. Mentre Yuki leggeva questi resoconti, rimase colpita da come la leggenda di Anako-san si fosse evoluta nel tempo, plasmata dalle paure e dall'immaginazione di innumerevoli studenti. La tragica morte della vera Anako era stata trasformata in una storia di fantasmi, un simbolo di dolore persistente e irrisolto. Yuki si chiese se qualcuno avesse mai provato a capire la storia di Anako, a vederla come qualcosa di più di un semplice fantasma. Nella sua ricerca di risposte, Yuki ha deciso di visitare l'edificio scolastico di notte. Sperava che vedendo il luogo in cui era morta Anako, avrebbe potuto acquisire una comprensione più profonda della ragazza dietro la leggenda. Con un senso di determinazione, una sera partì, seguendo il percorso che innumerevoli altri avevano intrapreso prima di lei. La scuola era come una sentinella silenziosa e le porte erano chiuse con catene. Yuki trovò un varco nella recinzione e scivolò attraverso, con il cuore che batteva forte per un misto di paura ed eccitazione. Mentre si avvicinava all'edificio, sentiva il peso della storia schiacciarla, l'aria densa dei ricordi di coloro che avevano attraversato le sue sale. Si diresse al terzo piano, le scale di legno scricchiolarono minacciosamente sotto il suo peso. Il corridoio era buio, l'unica luce proveniva dalle finestre. Yuki raggiunse il bagno e rimase fuori dalla porta. Con il respiro affannoso. Aprì la porta ed entrò. Il bagno era come se lo era immaginato: poco illuminato e stranamente silenzioso. Camminò lentamente verso il terzo box. I suoi passi echeggiarono nello spazio vuoto. Esitò un attimo. Poi bussò tre volte alla porta della stalla. Anako-san chiamò dolcemente. Sei qui. Il silenzio che seguì fu quasi assordante. Il cuore di Yuki batteva forte mentre aspettava, i suoi occhi fissi sulla porta della stalla. Passarono i minuti, ma non accadde nulla, sentì un'ondata di delusione e il sollievo travolgerla. Forse era solo una storia. Dopotutto, mentre si voltava per andarsene, sentì un debole sussurro: così debole che quasi pensò di averlo immaginato. Lei si bloccò, ascoltando attentamente. Il sussurro arrivò di nuovo, questa volta un po' più forte. Aiutami, disse. Con una voce piena di dolore e desiderio, Yuki sentì un brivido correrle lungo la schiena quando si rese conto che la leggenda di Anako-san era ben lungi dall'essere solo una storia. Il viaggio di Yuki alla scoperta della verità era solo all'inizio. La leggenda di Anako-san era diventata parte della sua vita ed era determinata a comprendere la ragazza dietro il fantasma. Mentre lasciava la scuola, con il sole che tramontava alle sue spalle, sapeva che il suo cammino non sarebbe stato facile, ma sapeva anche che non poteva tornare indietro adesso. La verità era là fuori, in attesa di essere scoperta, e Yuki era pronta ad affrontare qualunque cosa l'aspettasse. L'indagine di Yuki sul tragico passato di Anako-san le aveva dato più domande che risposte, non riusciva a smettere di pensare al sussurro spettrale che aveva sentito a scuola. Determinata a saperne di più, ha deciso di parlare con alcuni dei residenti più anziani della città, sperando che potessero avere storie personali o intuizioni che potessero far luce sulla persistente presenza di Anako. Un frizzante pomeriggio d'autunno, Yuki si ritrovò a casa della signora Takahashi, un'insegnante in pensione che aveva lavorato nella scuola al momento della morte di Anako. La signora Takahashi era nota per raccontare moltissime storie sulla storia della città e Yuki sperava che potesse fornire alcune risposte. Signora Takahashi, grazie per aver accettato di vedermi, iniziò Yuki, stringendo nervosamente il suo taccuino. La donna anziana sorrise gentilmente e fece cenno a Yuki di sedersi. Certamente. Caro, cosa ti porta qui oggi? Ho fatto delle ricerche su Anako San, il fantasma della scuola, ha spiegato Yuki. Ho letto della sua tragica morte, ma speravo potessi dirmi di più su quello che è successo dopo, e perché il suo spirito potrebbe ancora persistere. L'espressione della signora Takahashi si fece cupa. Ah, Anako San. La sua storia è davvero triste. Molte persone hanno affermato di averla incontrata nel corso degli anni, mi compreso. Gli occhi di Yuki si spalancarono l'hai incontrata. Cos'è successo? È stato molto tempo fa, non molto tempo dopo la fine della guerra. Ha iniziato la signora Takahashi. La scuola era ancora nel caos e stavamo tutti cercando di rimettere insieme i pezzi. Una sera rimasi fino a tardi per fare i compiti. La scuola era silenziosa, quasi stranamente. Mentre passavo davanti al bagno del terzo piano, ho sentito quello che sembrava il pianto di una ragazzina. Yuki si sporse in avanti, pendendo da ogni parola. Che cosa hai fatto? Ero preoccupata, ovviamente. Ha continuato la signora Takahashi. Pensavo che forse uno degli studenti fosse rimasto indietro ed era sconvolto. Ho aperto la porta del bagno e ho chiamato, ma non ho ricevuto risposta. Il pianto è diventato più forte e ho seguito il rumore fino al terzo box. Quando ho aperto la porta, non c'era nessuno lì, ma il pianto continuava, echeggiando tra le pareti, mi faceva venire i brividi lungo la schiena. La signora Takahashi fece una pausa. Con lo sguardo distante mentre rievocava il ricordo. Ho lasciato il bagno il più velocemente possibile, ma l'esperienza è rimasta con me. Ho parlato con alcuni degli altri insegnanti e hanno ammesso di aver sentito suoni simili. È stato allora che ci siamo resi conto che lo spirito di Anako San non aveva trovato pace. Yuki ringraziò la signora Takahashi per il suo tempo e lasciò la casa, con la mente piena di nuove informazioni. Sembrava che lo spirito di Anako fosse attivo quasi immediatamente dopo la sua morte raggiungendo coloro che erano sensibili alla sua presenza. Ma perché non era andata avanti? Mentre Yuki rifletteva su questa domanda, decise di visitare il santuario locale. Forse il prete potrebbe avere qualche idea su come aiutare gli spiriti come quello di Anako. Il santuario era un luogo sereno, circondato da alberi secolari e pieno del profumo dell'incenso. Yuki si avvicinò al prete, un uomo anziano dal comportamento calmo e gentile. Mi scusi, signore, disse Yuki. Inchinandosi rispettosamente. Speravo che potessi aiutarmi con qualcosa. Il prete sorrise e annui. Certamente, figlia mia. Che cosa ti preoccupa? Ho fatto delle ricerche sullo spirito di una giovane ragazza di nome Anako-san, ha spiegato Yuki. È morta durante un raid aereo nella scuola molti anni fa, e si dice che il suo spirito infesti il bagno lì. Ho letto e ascoltato molte storie, ma voglio sapere perché non è andata avanti e cosa potrei poter fare per aiutarla. L'espressione del prete si fece pensierosa. Gli spiriti come quello di Anako-san spesso indugiano a causa di emozioni irrisolte o affari in sospeso. Sembra che abbia sperimentato grande paura e solitudine nei suoi ultimi momenti. Emozioni così potenti possono legare uno spirito a questo mondo, impedendogli di trovare la pace. C'è qualcosa che si può fare per aiutarla? chiese Yuki. Ci sono rituali e preghiere che possono essere eseguiti per aiutare a guidare uno spirito inquieto verso l'aldilà, ha spiegato il sacerdote. Tuttavia, spesso è necessario comprendere le ragioni specifiche per cui lo spirito indugia. Nel caso di Anako San, potrebbe darsi che stia aspettando che qualcuno riconosca il suo dolore e le offra il conforto che le è stato negato in vita. Yuki ringraziò il prete e lasciò il santuario, sentendo un rinnovato senso di scopo. Si rese conto che per aiutare Anako avrebbe dovuto affrontare direttamente lo spirito e offrirle la compassione e la comprensione che le erano state negate nei suoi ultimi momenti. Quella sera... Yuki tornò a scuola, armata delle sue nuove conoscenze e della determinazione ad aiutare Anako-san a trovare la pace. Si diresse verso il bagno del terzo piano, con il cuore che le batteva forte nel petto. Il sole era tramontato e la scuola era avvolta nell'oscurità. L'unica luce proveniva dalla torcia di Yuki. Si fermò fuori dalla porta del bagno, fece un respiro profondo ed entrò. La stanza era inquietante come prima, l'aria era carica di un senso di tristezza. Yuki si avvicinò al terzo box e bussò tre volte, chiamando il nome di Anako-san. Anako-san, ci sei? La voce di Yuki tremava, ma si costrinse a rimanere calma. So cosa ti è successo. So che eri spaventato e solo. Sono qui per aiutarti. Per un attimo non ci fu altro che silenzio. Poi, lentamente, la temperatura nella stanza scese, e Yuki sentì un brivido correrle lungo la schiena. Un debole sussurro e che giò nel bagno. Aiutami. Gli occhi di Yuki si riempirono di lacrime mentre parlava. Anako-san, non devi più restare sola. Sono qui con te. Capisco il tuo dolore e mi dispiace per quello che ti è successo. All'improvviso, l'atmosfera nel bagno è cambiata radicalmente. Gli specchi andarono in frantumi, frammenti volarono attraverso il bagno. Le porte della stalla iniziarono ad aprirsi e chiudersi violentemente, sbattendo con uno schianto assordante. Un vento freddo e rabbioso vorticò intorno a Yuki. Facendola cadere a terra, alzò lo sguardo e vide una figura oscura materializzarsi davanti a lei, gli occhi ardenti di rabbia. Il cuore di Yuki batteva forte dal terrore mentre la figura avanzava verso di lei, il bagno sembrava pulsare di un'energia malevola, l'aria densa di rabbia e disperazione. Il fantasma di Anako non era più lo spirito addolorato e perduto che Yuki aveva immaginato, era piena di rabbia, la sua presenza era una manifestazione di tutto il dolore e la paura che aveva sopportato. Yuki si alzò in piedi e indietreggiò, con la mente che correva. Era venuta in aiuto, ma era chiaro che Anako non era pronta ad accettare la sua presenza. L'ira del fantasma era travolgente e Yuki poteva sentire la propria paura aumentare, minacciando di consumarla. La porta del bagno si chiuse alle sue spalle, intrappolando Yuki all'interno. Le luci tremolarono e poi si spensero completamente, facendo piombare la stanza nell'oscurità. La torcia di Yuki tremolò e si spense. Lasciandola nell'oscurità totale con solo il suono del suo respiro affannoso e il violento clamore delle porte della stalla. Nel disperato tentativo di scappare, Yuki raggiunse la maniglia della porta, ma non si mosse. Si voltò verso il box. I suoi occhi si abituarono lentamente all'oscurità. La figura spettrale di Anako incombeva davanti a lei, i suoi occhi brillavano di una luce fredda e inquietante. Anako-san, sussurrò Yuki, con la voce tremante. Mi dispiace. Non volevo turbarti. Voglio solo aiutarti. Ma il volto di Anako si contorse dalla rabbia e lanciò un urlo agghiacciante. La forza dell'urlo sembrò scuotere le pareti stesse del bagno, e Yuki sentì un'ondata di gelido terrore travolgerla. Si accasciò sul pavimento, coprendosi le orecchie, cercando di bloccare il suono orribile. Proprio quando Yuki pensava di non poter più sopportare altro, le urla cessarono. Nel bagno calò il silenzio, l'atmosfera opprimente si allentava leggermente. Yuki si scoprì lentamente le orecchie e alzò lo sguardo, con il cuore che batteva forte. La figura spettrale di Anako era scomparsa, lasciando dietro di sé solo gli specchi frantumati e gli echi della sua rabbia. Yuki giaceva sul pavimento, scossa ed esausta. Sapeva che lo spirito di Anako era tutt'altro che in pace e che i suoi tentativi di aiutarla avevano solo suscitato la rabbia del fantasma. Ma sapeva anche che non poteva arrendersi. Il dolore di Anako era un grido di aiuto e Yuki era determinata a trovare un modo per raggiungerla. Mentre lasciava la scuola quella notte, con l'aria fredda che le mordeva la pelle, Yuki sentì un rinnovato senso di scopo. Sarebbe tornata, meglio preparata, e avrebbe trovato un modo per aiutare Anako-san a trovare la pace di cui aveva così disperatamente bisogno. Il viaggio era lungi dall'essere finito, ma Yuki era pronta ad affrontare qualunque sfida l'aspettasse. Yuki aveva trascorso gran parte del pomeriggio in biblioteca ricostruendo la tragica storia di Anako San. Aveva imparato così tanto, eppure sembrava che più scopriva, più il mistero diventava profondo. La sua determinazione nell'aiutare Anako si era solo intensificata, ma con essa era arrivato anche un crescente senso di terrore. C'era qualcosa di più oscuro in gioco, qualcosa di più malevolo di quanto avesse inizialmente realizzato. Quella sera, quando il sole tramontò sotto l'orizzonte e le ombre si allungarono, Yuki si preparò per fare un'altra visita alla scuola. Ha lasciato un messaggio sul tavolo della cucina per sua madre, spiegando dove stava andando e perché. Asterisco mamma, sono andato a scuola per cercare Anako-san. Credo di poterla aiutare a trovare la pace. Non preoccuparti per me, tornerò presto. Con amore, Yuki, asterisco. Yuki sperava che il biglietto rassicurasse sua madre, ma nel profondo sentiva un'ansia lancinante. Sua madre ne aveva già passate tante. Affrontando le conseguenze del divorzio e trasferendosi in questa tranquilla cittadina rurale, l'ultima cosa che Yuki voleva era causarle altre preoccupazioni. Mentre Yuki si avvicinava alla scuola, l'aria diventava più fredda e l'edificio si profilava minacciosamente contro il cielo sempre più scuro. Fece un respiro profondo ed entrò. Lo scricchiolio delle vecchie porte e i nei corridoi vuoti si diresse verso il bagno del terzo piano, con il cuore che le batteva forte nel petto. In piedi davanti al terzo banco, Yuki gridò dolcemente. Anako-san, sono io, Yuki. Sono venuta per aiutarti. Per un attimo non ci fu altro che silenzio. Poi, un brivido percorse la stanza e Yuki avvertì una presenza inquietante. La porta della stalla si aprì cigolando, rivelando l'oscurità all'interno. Yuki esitò, un senso di presentimento la travolse, ma sapeva che non poteva tornare indietro adesso. Entrò nella stalla e all'improvviso la temperatura precipitò. L'aria si fece densa e Yuki sentì una forza potente che la trascinava verso il bagno. Ha provato a resistere, ma la forza era troppo forte. Con uno scatto improvviso e terrificante fu risucchiata nella tazza del water, precipitando nell'oscurità. La madre di Yuki, Aiko, tornata a casa, trova la casa stranamente silenziosa. Notò il biglietto sul tavolo della cucina e le venne un tuffo al cuore. Il panico la afferrò mentre leggeva il messaggio di Yuki. Afferrò immediatamente il cappotto e corse fuori dalla porta. La sua mente correva di paura per la sicurezza di sua figlia. Yuki ruzzolò attraverso un vortice di acqua fredda e vorticosa, i suoi sensi sopraffatti dalla sensazione di essere trascinata sempre più in profondità. Faticava a respirare, i polmoni le bruciavano mentre lottava contro la corrente. Proprio quando pensava di non poter più sopportare, fu espulsa in uno spazio buio e umido. Atterrò violentemente su un pavimento freddo e bagnato, senza fiato. Mentre si guardava intorno, si rese conto di trovarsi in una camera sotterranea scarsamente illuminata. Le pareti erano viscide di umidità e l'aria era densa dell'odore di muffa e decomposizione. La paura la afferrò mentre osservava l'ambiente circostante, rendendosi conto di essere intrappolata. Anako san chiamò Yuki. La sua voce è che giò tra le pareti: sono qui per aiutarti. Per favore, fatti vedere. L'unica risposta fu un silenzio agghiacciante. Il cuore di Yuki batteva forte nel suo petto mentre si alzava in piedi, i suoi occhi scrutavano l'oscurità per ogni segno di movimento. All'improvviso, sentì una mano fredda sulla sua spalla. Si voltò, ma non c'era nessuno. Il panico iniziò a prendere il sopravvento. Yuki si mosse con cautela attraverso la camera, i suoi passi echeggiarono nel silenzio opprimente. Sentì il peso di occhi invisibili che la osservavano, l'aria densa di una presenza malevola. Era venuta per aiutare Anako. Maura temeva di essere caduta in una trappola. Aiko arrivò a scuola, con il cuore che batteva forte per la paura. Chiamò Yuki, con la voce tremante. Yuki. Yuki, dove sei? Non c'è stata risposta. L'ansia di Aiko cresceva mentre si faceva strada attraverso i corridoi bui e vuoti. I suoi passi echeggiavano stranamente. Raggiunse il bagno del terzo piano. L'aria diventava più fredda a ogni passo. La porta era leggermente socchiusa. E Aiko l'aprì. Chiamando sua figlia. Yuki, sei qui. Chiamò. La sua voce, appena più di un sussurro. Quando entrò nel bagno, l'atmosfera opprimente le pesava pesantemente. Si avvicinò al terzo box e vide il water che vorticava con acqua scura. Un segno inquietante che era successo qualcosa di terribile. Il cuore di Aiko sprofondò e sentì un'ondata di disperazione travolgerla. Yuki, per favore, sussurrò, mentre le lacrime le rigavano il viso. Dove sei? Yuki inciampò nella camera sotterranea, la sua paura aumentava ogni momento che passava. Sentì una presenza avvicinarsi a lei, l'aria diventava sempre più fredda e opprimente, sapeva che doveva rimanere forte, trovare un modo per raggiungere Anako e aiutarla ad andare avanti. All'improvviso, la sala si riempì di un ruggito assordante, le pareti tremarono e Yuki fu gettata a terra. Alzò lo sguardo e vide una figura oscura emergere dall'oscurità, i suoi occhi brillavano di una luce malevola. Anako San sussurrò Yuki, con la voce tremante. Per favore, lascia che ti aiuti. Ma la figura non mostrava alcun segno di riconoscimento o compassione. Invece, avanzò verso Yuki con una furia terrificante, l'aria crepitante di un'energia oscura. Il cuore di Yuki batteva forte nel suo petto quando si rese conto della vera portata della rabbia e del dolore di Anako. Intrappolata e sola, Yuki sapeva di dover trovare un modo per sopravvivere e sfuggire alla presenza malevola che la circondava. Chiuse gli occhi, concentrandosi sui ricordi dei suoi cari, traendo forza dal pensiero di sua madre e dalla promessa che aveva fatto di aiutare Anako. Anako-san, chiamò, la sua voce piena di determinazione: Non mi arrenderò con te. Troverò un modo per aiutarti, qualunque cosa accada. La figura oscura si fermò, la sua forma vacillò per un momento. Yuki vide un barlume di riconoscimento nei suoi occhi, un breve lampo della ragazza che Anako era una volta. Ma la presenza malevola ritornò rapidamente. L'oscurità si chiuse ancora una volta. La mente di Yuki correva mentre cercava un modo per spezzare la rabbia e raggiungere lo spirito interiore. Sapeva che solo comprendendo e affrontando la vera fonte del dolore di Anako avrebbe potuto sperare di riportarle la pace. Aiko continuò la sua disperata ricerca, con il cuore addolorato dalla preoccupazione per sua figlia. Sapeva che non poteva arrendersi, che doveva trovare Yuki e riportarla indietro sana e salva mentre si muoveva attraverso la scuola buia e silenziosa, sentiva un crescente senso di urgenza, guidata dall'amore e dalla determinazione di una madre. Yuki, sto arrivando, sussurrò, la sua voce piena di risolutezza, aspetta ancora un po'. Nelle profondità della camera sotterranea, Yuki affrontò la presenza malevola con rinnovata determinazione. Sapeva che il suo viaggio era lungi dall'essere finito, ma era pronta ad affrontare qualunque sfida le si presentasse, con coraggio e compassione. Avrebbe trovato un modo per aiutare Anako-san e portare la pace nel suo spirito tormentato. L'oscurità potrebbe essere stata travolgente, ma lo spirito di Yuki è rimasto intatto. Non avrebbe avuto pace finché il dolore di Anako-san non fosse stato compreso e guarito, a qualunque costo. L'opprimente oscurità della camera sotterranea sembrava premere su Yuki da tutti i lati. Il suo cuore batteva forte mentre affrontava la figura oscura emersa dalle profondità. Sapeva di trovarsi sulla soglia di qualcosa di molto più pericoloso di quanto avesse previsto. L'aria crepitava di un'energia malevola che le fece accaponare la pelle, e lei lottò per mantenere la compostezza. Nel frattempo, nel bagno, Aiko sussurrò una voce, appena udibile nel silenzio inquietante, Yuki. Sei qui, gridò Aiko, con la voce tremante. Una figura emerse dall'ombra e gli occhi di Aiko si spalancarono per lo shock. Davanti a lei c'era una giovane ragazza, il viso distorto dalla rabbia e dal dolore. Gli occhi della ragazza brillavano di una luce malevola, e il cuore di Aiko perse un battito quando le venne in mente il riconoscimento. Anako. Sussurrò Aiko, la sua voce appena udibile. La figura spettrale di Anako sanguardò Aiko, la sua espressione era un misto di furia e angoscia. Aiko, sibilò, la sua voce echeggiò nella stanza. Mi hai lasciato. Mi hai abbandonato quando avevo più bisogno di te. Gli occhi di Aiko si riempirono di lacrime mentre faceva un passo avanti. Il suo cuore si spezzò alla vista della sorella minore. Anako, mi dispiace tanto. Non sapevo. Non sapevo che eri nascosta in bagno durante il raid aereo. Ho provato a trovarti, ma è successo tutto così in fretta. Gli occhi di Anako ardevano di rabbia e la stanza sembrava tremare per la sua furia. Avresti dovuto proteggermi. Avevi promesso che saresti sempre stato lì per me, ma mi hai lasciato morire. Aiko cadde in ginocchio, singhiozzando. Ti ho deluso, Anako. Lo so. Ma per favore, non sfogare la tua rabbia su Yuki. Lei è innocente in tutto questo. Se hai bisogno di vendetta, sfogati con me. Lasciala andare. L'espressione di Anako si addolcì per un momento, ma la rabbia tornò rapidamente. Pensi di poter fare ammenda adesso? Dopo tutti questi anni di sofferenza, Aiko alzò lo sguardo, i suoi occhi pieni di disperazione. Per favore. Anako. Ti amo. Non ho mai smesso di amarti. Lascia andare Yuki e verrò con te. Farò tutto il necessario per sistemare le cose. Gli occhi di Anako si strinsero e sembrò considerare le parole di Aiko. L'aria divenne ancora più fredda e le ombre nella stanza si fecero più profonde. Rinunceresti a tutto per lei. Verresti con me nell'altro mondo. Aiko annui, con voce ferma nonostante la paura che provava. Sì. Se questo è ciò che serve per salvare Yuki. Allora verrò con te. L'espressione di Anako cambiò. Un lampo di qualcosa di più morbido passò sui suoi lineamenti. Molto bene, Aiko. Verrai con me e Yuki sarà risparmiata. Aiko provò un'ondata di sollievo, ma fu mitigato dalla realizzazione di ciò che stava per fare. Si guardò intorno nella stanza, sperando in qualche segno di Yuki, qualche indicazione che sua figlia fosse al sicuro. Yuki, ancora intrappolata nella camera sotterranea, avvertì un improvviso cambiamento nell'aria. La presenza malevola sembrava vacillare e lei sentiva che stava accadendo qualcosa di significativo. Chiamò ancora una volta, sperando di raggiungere lo spirito di Anako. Anako San, per favore ascoltami, sono qui per aiutarti. La camera rimase silenziosa, ma Yuki poteva sentire la tensione allentarsi leggermente. Fece un respiro profondo e continuò, non devi più essere sola, il tuo dolore non deve definirti. Lascia che ti aiuti ad andare avanti. Le ombre nella camera sembravano allontanarsi e l'atmosfera opprimente si alleggeriva. Yuki sentiva un barlume di speranza, ma sapeva che c'era ancora molto da fare. Di nuovo in bagno, Anako tese la mano ad Aiko. Vieni con me, disse. La sua voce venata sia di tristezza che di risolutezza. Aiko fece un respiro profondo e afferrò la mano di Anako. La stanza era piena di una luce accecante e Aiko si sentì trascinata nell'altro mondo. Si tenne stretta a Anako. Il suo cuore pieno di paura e determinazione. Quando la luce svanì, Aiko si ritrovò in una versione spettrale della scuola. Lo spirito di Anako sembrava più calmo, ma c'era ancora una persistente tristezza nei suoi occhi. Grazie, Aiko, disse dolcemente. Forse ora posso finalmente trovare la pace. Aiko annui, le lacrime le rigavano il viso. Ti amo, Anako, sarò sempre con te. Le due sorelle si abbracciarono e Aiko provò un senso di chiusura. Aveva fatto un sacrificio per amore e sperava che fosse sufficiente a guarire le ferite del passato. Nelle prime ore del mattino il custode arrivò a scuola per iniziare i suoi compiti quotidiani. Mentre attraversava i corridoi, sentì un debole suono provenire dal bagno del terzo piano. Il suo cuore perse un battito mentre ricordava il suo precedente terrificante incontro con Anako-san. Con cautela, si avvicinò al bagno e aprì la porta. Con suo grande shock, trovò Yuki sdraiato sul pavimento freddo e umido privo di sensi ma illeso. Si precipitò al suo fianco e la svegliò dolcemente. Signorina, sta bene? chiese il custode, con voce piena di preoccupazione. Yuki aprì lentamente gli occhi, disorientata e debole. Dove sono? Cos'è successo? Sei nel bagno della scuola? rispose il custode. Ti ho trovato qui. Ricordi qualcosa? I ricordi di Yuki tornarono alla mente e lei si mise a sedere di soprassalto. Mia mamma, dov'è mia mamma? Era qui con Anako. Il volto del custode si fece cupo. Mi dispiace, ma qui non c'è nessun altro. Ti ho trovato da solo. Le lacrime salirono agli occhi di Yuki quando si rese conto della portata del sacrificio di sua madre. Aiko aveva rinunciato a tutto per salvarla e ora se n'era andata, persa nell'altro mondo con Anako. Man mano che i giorni diventavano settimane, Yuki faticava a venire a patti con la perdita di sua madre. Sapeva che l'amore e il sacrificio di Aiko le avevano salvato la vita. Ma il dolore della sua assenza era un pesante fardello da sopportare. La leggenda di Anako-san continuava a perseguitare la scuola, un ricordo del tragico passato che aveva causato così tante vittime. Yuki ha promesso di onorare la memoria di sua madre continuando i suoi sforzi per aiutare gli spiriti perduti a trovare la pace. Si dedicò alla comprensione dei misteri del mondo degli spiriti, sperando di trovare un giorno un modo per concludere la storia di Anako e forse anche riunirsi con sua madre. L'oscurità del passato potrebbe aver gettato una lunga ombra, ma la determinazione di Yuki è rimasta intatta. Portava l'amore e il coraggio di sua madre nel suo cuore, usandoli come luce guida per percorrere il sentiero incerto che aveva davanti a sé. La leggenda di Anako San continua a vivere. Il sole del mattino filtrava attraverso le vecchie finestre polverose della scuola, proiettando lunghe ombre che sembravano danzare con i ricordi del passato. Il signor Takashi, il custode che aveva scoperto Yuki quella fatidica notte, Attraversò i corridoi con il cuore pesante. Era stato testimone di molti strani eventi durante i suoi anni a scuola, ma niente aveva lasciato un'impressione così profonda come gli eventi che avevano coinvolto Anako-san. Si fermò fuori dal bagno del terzo piano, il luogo dove tutto era cominciato e finito. La porta era leggermente socchiusa, come se lo invitasse ad entrare un'ultima volta. Con un respiro profondo, la aprì ed entrò. La stanza era stranamente silenziosa gli specchi ancora inclinati dalla furia dello spirito di Anako. Il signor Takashi si guardò attorno, mentre i ricordi di quella notte riaffioravano. Poteva quasi sentire gli echi delle grida disperate di Yuki e la ghiacciante presenza di Anako. Aveva visto Yuki da allora e, sebbene fosse sopravvissuta, era cambiata per sempre da quell'esperienza. La perdita di sua madre aveva lasciato una cicatrice profonda, ma la forza e la resilienza di Yuki erano evidenti. Era diventata una giovane donna determinata dedita ad aiutare gli altri e a svelare i misteri del mondo degli spiriti. Mentre si trovava nel bagno, il signor Takashi non poteva fare a meno di provare una profonda tristezza per i tragici eventi accaduti tra queste mura. La storia di Anako era una storia di dolore e abbandono, ma era anche una storia di amore e sacrificio. Sperava che ovunque fossero Aiko e Anako, avessero trovato una parvenza di pace. La scuola aveva deciso di chiudere definitivamente il bagno del terzo piano, ritenendolo troppo pericoloso e infestato. Gli studenti bisbigliarono degli eventi accaduti e la leggenda di anako san divenne ancora più potente. Nonostante gli sforzi della scuola per andare avanti, la presenza del soprannaturale rimaneva un costante ricordo del passato. Un pomeriggio, il signor Takashi stava pulendo i corridoi quando sentì una voce sommessa dietro di lui. Voltandosi, vide Yuki lì in piedi, con un'espressione determinata sul viso. «Signor Takashi», lo salutò Yuki dolcemente, rompendo il silenzio con la sua voce. Il custode si voltò. Un'espressione di sorpresa e di riconoscimento gli attraversò il volto. Yuki, è bello vederti. Come stai? Yuki sorrise debolmente. Sto bene. È stato un viaggio difficile, ma sto facendo del mio meglio. Sono venuto qui per porgerti i miei rispetti. E per ringraziarti per tutto quello che hai fatto quella notte. Il signor Takashi annui. I suoi occhi riflettevano il dolore e la saggezza dei suoi anni. Sono felice di vedere che stai bene, Yuki tua madre era una donna coraggiosa. Ha sacrificato tutto per te. Le lacrime salirono agli occhi di Yuki mentre annuiva. Lo so. E non lo dimenticherò mai. Ho studiato il paranormale, cercando di capire di più sugli spiriti e su come aiutarli a trovare la pace. Voglio assicurarmi che quello che è successo a mia madre e a Nako non si ripeta. Succedere a qualcun altro. Il custode posò una mano confortante sulla spalla di Yuki. Stai facendo la cosa giusta. Tua madre sarebbe orgogliosa di te. Yuki fece un respiro profondo, provando un senso di chiusura mentre si trovava nel luogo in cui la sua vita era cambiata per sempre. Aveva una lunga strada davanti a sé, ma sapeva di non essere sola. Il ricordo dell'amore e del sacrificio di sua madre l'avrebbe guidata, dandole la forza per affrontare qualunque sfida l'aspettasse. Non appena Yuki e il signor Takashi lasciarono il bagno, la porta si chiuse lentamente dietro di loro. La leggenda di Anako-san avrebbe continuato a perseguitare la scuola, ma ricordava anche il potere duraturo dell'amore e dei sacrifici fatti in suo nome. Negli anni successivi, il signor Takashi continuò a svolgere i suoi compiti a scuola, ma non fu più lo stesso. Gli eventi di quella notte gli avevano aperto gli occhi su un mondo oltre l'ordinario: un mondo in cui il passato e il presente si intrecciavano in modi allo stesso tempo belli e terrificanti. Divenne più in sintonia con il soprannaturale. Ritrovandosi spesso a percepire la presenza di spiriti all'interno della scuola. Sia gli studenti che il personale iniziarono a presentarsi a lui con le loro storie di strani avvenimenti, e lui ascoltò con cuore sapiente. Sebbene non sempre potesse offrire soluzioni, forniva una presenza confortante, un collegamento tra i vivi e i morti. La scuola divenne un luogo di pellegrinaggio per coloro che cercavano di comprendere i misteri del mondo degli spiriti. La leggenda di Anako-san rimase una storia potente. Un ricordo del sottile velo tra i vivi e i morti. Una mattina particolarmente fredda, mentre il signor Takashi stava facendo il suo giro, avvertì un brivido familiare. Era la stessa sensazione che aveva provato quella fatidica notte in cui aveva incontrato Anako-san per la prima volta. Fece una pausa, ascoltando attentamente. Il corridoio era silenzioso, ma sapeva di non essere solo. Anako-san, sussurrò, con un misto di paura e rispetto nella voce. Sei qui. L'aria si fece più fredda e il debole suono della risata di un bambino echeggiò nel corridoio vuoto. Il signor Takashi sentì un brivido corrergli lungo la schiena, ma mantenne la sua posizione. Aveva già affrontato quella presenza in precedenza, e sapeva che lo spirito di Anako era legato alla scuola, la sua storia incompiuta. Spero che troverai la pace, mormorò, il suo respiro visibile nell'aria gelida. Tu e Aiko entrambi. La risata svanì, sostituita da un profondo silenzio. Il signor Takashi continuò il suo giro, con i pensieri carichi dei ricordi del passato. Sapeva che la scuola non sarebbe mai stata veramente libera dai suoi fantasmi, ma sapeva anche che le leggende e le storie avevano uno scopo. Ricordavano le vite toccate dalla tragedia, i sacrifici fatti per amore. E così il cerchio si è chiuso. Mentre il sole tramontava sotto l'orizzonte, proiettando lunghe ombre sulla scuola abbandonata, la figura del signor Takashi si confondeva con il crepuscolo. I ricordi di quel luogo... E degli spiriti che vi dimoravano, rimanevano impressi nelle pareti e sussurravano nel vento. Erano passati anni dagli eventi che lo avevano trascinato nella leggenda di Anako-san, e mentre tornava a casa, non poteva fare a meno di sentire il peso di quei ricordi. Il suo cuore era pesante per il passato, ma alleggerito dalla speranza che Anako e Aiko avessero trovato una parvenza di pace. Non sapeva che un altro incontro lo aspettava, uno che collegasse il passato con il presente, perché la scuola. Con tutta la sua storia infestata, non aveva ancora finito con lui. Fine. Grazie per esserti sintonizzato sul nostro podcast. Se ti è piaciuta la nostra esplorazione di fantasmi, creature mitiche e leggende metropolitane, condividila con i tuoi amici. Non dimenticare di iscriverti per episodi più emozionanti. Alla prossima, miei amati ascoltatori.